Tu, brutto bastardo, come hai potuto? Lei non può morire. Misery Chastain non può morire. Eni, nell'Ottocento spesso le donne morivano di parto. Ma è lo spirito che è importante e il suo spirito è ancora vivo. Non la voglio il suo spirito! Io voglio lei! E tu me l'hai ammazzata! Un altro film, un'altra citazione. Questa volta si tratta di Misery non deve morire, il film di Rob Reiner con Katie Bates, ispirato all'omonimo romanzo di Stephen King. Racconta di una psicopatica, Annie, un'ex infermiera, che decide di sequestrare uno scrittore, colpevole di averle ammazzato il personaggio letterario che lei preferisce e che lui ha inventato. Sonia e Annie hanno molto in comune: la professione, la passione per la letteratura e soprattutto enormi scissioni della personalità, voragini emotive che ispirano azioni terrificanti. Quelle di Annie le conosciamo, quelle di Sonia sono il motivo per il quale la donna deve raccontare la sua storia alla TV. Il programma, per inciso, è Storie Maledette, condotto dalla grande Franca Leosini. Facciamo un veloce passo indietro. L'intervista in TV è datata al 2008. A noi tocca viaggiare intorno al 2004, poco dopo l'ultimo tentativo di suicidio di Sonia. Forse lo fa per attirare l'attenzione, o forse vuole semplicemente lasciare questo mondo. Peccato che, quando prova a farsi del male, fallisce sempre. E allora tanto vale rivolgersi agli altri. Quegli altri che magari non possono rimproverarle niente. Gli ultimi che lei, da contratto, dovrebbe aiutare. Malati terminali o molto, molto anziani. Mi dispiace molto per quello che è successo e chiedo perdono se è possibile. Non volevo che finissero così quei pazienti. Io praticavo quegli interventi perché mi piaceva che tutti accorressero in tempo a salvare i pazienti. Gli ospedali sono dei posti strani, luoghi asettici, avamposti di contemporaneità e di crudezze, di dolori, di distacco. Qualcuno vi dirà che sono posti di storie. Boh, sarà vero. Sembrano più etichette di comodo. Puoi prendere qualcuno che ha appena perso un caro e dirgli che tutto è successo in un posto di storie? Certo, lo è. Ma quante di queste sono storie che finiscono bene? Un ospedale è un ospedale. E il Manzoni di Lecco, in quanto tale, non fa eccezione. Pazienti, operatori sanitari, medici, infermieri, tutti corrono per salvare vite, per soprassedere a drammi che bloccano la vita delle persone. Sonia è una di queste. Certo, ci sarebbe da chiedersi perché una donna con lo stato mentale della Caleffi potesse lavorare a stretto contatto coi malati, ma davvero non è questa la sede per farsi domande di questo tipo. A ogni modo, è il 2004. La vita ha appena detto arrivederci per sempre alla signora Maria Cristina, che vive ad Ervio. 99 anni, viene ricoverata per una bronchite. Sembra andare tutto per il verso giusto. La signora è in sé e si tratta solo di fare degli accertamenti. A seguirla c'è un'infermiera, Sonia. La Caleffi, a un certo punto, invita i familiari di Maria Cristina a lasciare la stanza. Nel farlo, secondo quanto racconteranno i parenti dell'anziana, li guarda con espressione di sfida mentre fa un'iniezione alla donna. Maria Cristina, pochi istanti dopo, viene dichiarata morta. Chi le sta accanto non riesce a trovare una motivazione. Ma com'è possibile? In fondo era solo una bronchite. Stava così bene. Di morti strane all'ospedale Manzoni ce ne sono state diverse nell'ultimo periodo. Nelle ultime 8 settimane, per essere precisi. E di morti strane, improvvise, legate a pazienti terminali o molto anziane, se ne sono verificate tante anche poco prima, al Sant'Anna di Como. Ma guarda caso,
periodi in cui Sonia è in servizio in entrambe le strutture. Volevo solo attirare l'attenzione su di me perché mi sentivo sottovalutata. E poi quelle persone destinate a morire in poco tempo mi facevano pietà. Ecco perché ho accelerato i tempi del loro decesso. Quelle morti sospette dopo la scomparsa di Maria Cristina non possono più restare nel vago. Qualcosa non va, inizia a pensare la direttrice sanitaria della struttura, Elena Chiappa. Si inizia a indagare e si scopre quello che non si deve scoprire. Sonia Caleffi, infermiera, viene accusata di aver iniettato bolle d'aria ai pazienti. A molti pazienti. Iniziano le perquisizioni, le ricerche. Casa di Sonia viene rivoltata come un calzino. Trovano, Veronica decide di morire. E decine e decine di saggi sulla depressione, sull'anoressia e sull'eutanasia. La dolce morte. In parallelo, gli inquirenti trovano appunti e documenti sui pazienti, obiettivi e vittime di un lavoro preciso e certosino, il lavoro di Sonia. In ogni circostanza trovai l'ago permanente già in vena. All'estremità vi è un tappino che si apre e si chiude. Io, invece di mettere il farmaco, iniettavo l'aria con la siringa. Dopo, il paziente iniziava ad avere difficoltà respiratorie. Io praticavo allora 4 o 5 iniezioni d'aria da 10 cc, ma a seconda delle esigenze ne facevo di più o di meno. Una donna disturbata, dissociata, alla ricerca dell'approvazione e al contempo della tranquillità. Una personalità complessa che non puoi liquidare in poche battute e non aiutano nemmeno le sue stesse dichiarazioni. L'ho fatto perché volevo dimostrare quanto sono brava. Pensavo di provocare una situazione di emergenza in ospedale, di essere la prima ad accorrere per far vedere come avrei risolto brillantemente il dramma. Come si dice in gergo, per Sonia si spalancano le porte dei tribunali. La donna confessa 4 omicidi. La legge la inchioda per 5. Maria Cristina, uccisa l'8 novembre del 2004. Biagio La Rosa, ucciso il 27 settembre 2004. Teresa Aglietti, morta il 30 settembre 2004. Ferdinando Negri, scomparso il 5 ottobre 2004. Elisa Colomba Riva, uccisa il 2 ottobre 2004. Ma ci sono anche due tentati omicidi, quello di Giuseppe Sacchi e quello di Francesco Ticli, oltre che svariate altre morti tra le corsie di Lecco e di Como. Molti casi vengono archiviati. Per altri basta una lapidaria insufficienza di prove. Enrico Bonalume, Margherita Menguzzo, Rita Cavenaghi, Gino Capra, Angela Viscardi, Carla Canali, Serafina Pone, tutti nomi i cui decessi vengono associati per qualche momento alle azioni dell'infermiera assassina. Sonia Caleffi viene arrestata, rinviata a giudizio e spedita nell'ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere. Le famiglie delle vittime vogliono giustizia, come legittimo che sia, mentre i media nazionali si interrogano sui moventi di questa apparente squilibrata, una donna dissociata dalla personalità martoriata. Per lei adoperano un'etichetta usata per altri assassini che hanno utilizzato modalità analoghe a quelle dell'infermiera. L'angelo della morte. Di solito sono nomi di comodo che servono ai giornalisti per evitare di ripetere un nome all'interno di un articolo di un servizio. Fanno vendere più copie. Come ricorda un articolo di GQ Italia firmato da Edoardo Montolli l'8 novembre 2017, il perito del GIP è il professor Ugo Fornari, che ha studiato il caso e ritiene Caleffi capace di intendere e di volere. In udienza sostiene: Sonia Caleffi è una serial killer. Il 10 giugno 2005, intanto, Sonia ritratta la confessione. Dice di non ricordare più nulla. Non è solo una contraddizione.
è la riprova di come, per l'ennesima volta, l'esistenza di questa donna sia mutata al doppio e alla scissione. La Sonia matta e quella lucida, quella timida e quella omicida, quella di buon cuore e quella spietata. Una e mille, come le mille bolle d'ossigeno con cui congeda per sempre i suoi pazienti. Chiedo perdono, scusa per quello che ho fatto. Ora sono un'altra persona. In carcere mi hanno curata e se mi guardo indietro non mi ci ritrovo più. Per questo vorrei che mi fosse data un'altra possibilità. Vorrei poter ricominciare ad avere una vita. La giustizia intanto fa il suo corso, come si dice in questi casi. La sentenza emessa nel luglio 2006 e riconfermata il 3 marzo 2008 dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano condanna Sonia Caleffi a 20 anni di reclusione. Molti dei parenti delle vittime insorgono. Ma com'è possibile, solo 20 anni, a una persona che in maniera efferata e crudele ha distrutto le vite di chi stava già soffrendo? Chissà se è un caso, in effetti, che Sonia, principessa delle debolezze, facesse la gradassa proprio con chi stava peggio di lei. Per vincere facile, per fare bella figura, per distruggere. Prima e dopo la condanna, San Vittore diventa la sua nuova casa e, paradossalmente, il suo nido di speranza. Rinchiusa in cella, Sonia vive una pararealtà che le garantisce nuovi equilibri. Trova lavoro come centralinista nel carcere e nel 2010 sposa un altro detenuto, conosciuto tramite lettere appassionate. Le nozze vengono preparate in cella, con rito civile. I genitori di Sonia, però, decidono di non partecipare. Quegli stessi genitori che, tuttavia, non hanno mai mancato di dimostrarle appoggio e sostegno. Le siamo sempre stati vicini, sia io che mia moglie. Voi non avreste forse fatto lo stesso se fosse stata vostra figlia? Ha dichiarato suo padre, Nicola. Non le abbiamo fatto mancare il nostro affetto, mai. Non l'abbiamo mai lasciata sola. La signora Sonia Caleffi, però, ci ha ormai abituato alle oscillazioni. E anche questo matrimonio, come tutte le sue relazioni, naufraga molto presto. Ma non importa. Se l'amore va male, l'iter giudiziario procede meglio. Complici, indulto e buona condotta. Il 1 ottobre 2018 Sonia è fuori. Pronta per riconsegnarsi alla vita. Dopo 14 anni di reclusione che, per i più, non corrispondono a giustizia, considerate le colpe di cui l'ex infermiera si era macchiata. Quello che si nasconde nella mente di questa donna, di questa infermiera così sofferente, resta ancora un mistero. Il suo senso di smarrimento, la sua confusione, il dolore e la consapevolezza di una vita trattenuta stridono con la precisione maniacale che ha imbastito nel suo tremendo piano omicida. Esercitare pressione su uno stantuffo che spinge l'aria e che toglie la vita le ha restituito un sentimento di energia e di potenza che ha dimenticato o che forse non ha mai conosciuto. La sua, di libertà, passa attraverso quella degli altri. Gli altri, ossessione per la Veronica di Coelho, strumento di potere per Sonia Caleffi. Secondo un'indiscrezione pubblicata dal quotidiano Il Giornale nell'estate del 2019, Sonia sarebbe stata avvistata all'ospedale Niguarda di Milano. Strano, vero? Pare sia stata chiamata ad assistere un misterioso filantropo che ha speso gran parte della sua vita a riabilitare ex detenuti, assumendoli nelle cooperative di cui è proprietario. Ex detenuti ed ex detenute, come Sonia. Lui è del 1937. UDM sono apparentemente